Salvi era un vigile del fuoco stimato da tutti. Purtroppo ci fu questo incidente nel 2006. Lui aveva 44 anni e perse la vita, e lasciando nel dolore la famiglia, la moglie, la figlia e ovviamente tutti i colleghi e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ricordo bene i fatti, ricordo bene il giorno del funerale, ricordo bene quella che era, come dire, lo spirito che ci univa, quello spirito di corpo che ci caratterizza da sempre, quindi l'essere vicini a chi ha dato la vita per compiere il proprio dovere. È importante ricordare il collega che per quello che lui ha dato, per quello che ha fatto, per i titolari di staccamento, anche per i vigili di oggi che sappiano chi li ha preceduti, che cosa, con che passione ha dato il proprio impegno. Un'altra vittima nel servizio del corpo nazionale, che è fatto di comunità, che è fatto di uomini e donne che mettono la propria vita avanti al pericolo per salvare gli altri, per dare soccorso agli altri. Sicuramente oggi è una giornata importante perché in Salvi il nostro concittadino viene ricordato e giustamente portato poi il suo nome, diciamo, ai posteri con questa intitolazione di una caserma, della caserma dei Vigili del Fuoco di Zogno, intitolazione che Zogno aveva già fatto dando il tributo a Ennio Salvi con una intitolazione di una via a Stabello, appunto la via Ennio Salvi. La comunità montana da sempre ha creduto in questo distaccamento presso la nostra valle, che ci ha dato il permesso di avere i vigili del fuoco presenti sul nostro territorio. Titolare significa riconoscere ciò che è importante per la vita della comunità, il titolare. Vuol dire raccogliere un esempio che diventi ispirazione. Questa sede è un presidio di sicurezza molto importante perché serve oltre 60 comuni, la Valle Brembana, la Valle Magna, e svolgono i Vigili del Fuoco che sono qui circa 1000 interventi per ogni anno. Questa sede poi tra l'altro è una sede che fu istituita nel 94 e quindi quest'anno festeggiamo anche il trentennale della sua istituzione.